Buongiorno e benvenuti a questo dialogo che parte della serie Il mondo dalla fine del mondo, che è il titolo di un libro che uscirà a ottobre, che raccoglie i contributi di 50 protagonisti del dibattito pubblico, intellettuali, ricercatori, sui cambiamenti in corso, su quello che potrà succedere e soprattutto che vorremmo che succedesse. In questi dialoghi alcuni degli autori del libro si confrontano su temi. Oggi avremo al centro il tema della sanità, del welfare e dell'Europa, con tre interlocutori molto qualificati per parlarne: Elena Granaglia, Colin Crouch e Romano Prodi. Comincerei con Elena Granaglia. Elena ha scritto un testo molto chiaro, molto efficace, centrato sul tema di come ripensare oggi e rilanciare il sistema sanitario nazionale. Scrive Elena Granaglia. Elena Granaglia insegna Scienze e Finanze all'Università di Roma, ha scritto molto sulle diseguaglianze, le diseguaglianze sociali, sulla povertà, sulle politiche sociali. Uno dei libri che ha scritto con Il Mulino, lo cito perché ha un titolo anche molto eloquente, è Dobbiamo preoccuparci dei ricchi, le diseguaglianze estreme nel capitalismo contemporaneo, e poi partecipa al Forum delle Diseguaglianze, che è un'impresa collettiva importante. Nel suo testo, dicevo, Elena Granaglia dice bisogna riaffermare i valori costitutivi del Servizio Sanitario Nazionale. Non basta dire che occorre rilanciare la sanità pubblica. Bisogna dire che bisogna riaffermare i valori che sono alla base di questa sanità. Vuoi dirci quali sono questi valori e perché è così importante riaffermarli, Elena? Certamente, grazie. Grazie di questa domanda. Allora, penso che sia importante ritornare a parlare dei valori, perché oggi molto spesso nella discussione pubblica ci si limita sostanzialmente a due sezioni. La prima, il pubblico è importante, dobbiamo salvare il pubblico ed è verissimo, l'abbiamo visto in questa crisi del Covid. La seconda, il pubblico è sottofinanziato, dobbiamo dare più risorse al Servizio Sanitario Nazionale. Anche questo è verissimo. Se noi pigliamo gli ultimi dati dell'OCSE, quello che vediamo è che a fronte di una spesa pro capite in dollari a parità d'acquisto che era circa 4.900 per Francia e Germania, in Italia noi spendiamo soltanto 3.400. E il servizio sanitario inglese, pur in tutte le sue difficoltà, spende comunque 4.000, quindi spende più di noi. E ancora, se guardiamo al trend, cosa è capitato dal 2008 fino ad oggi, vediamo che la spesa sanitaria pubblica è diminuita anche in termini reali e noi ci allontaniamo sempre di più dallo standard europeo. E quindi c'è sicuramente un problema di sottofinanziamento. Però non penso che queste siano le uniche difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale. Penso che queste riguardino anche il modello di erogazione, come il servizio sanitario produce e si rapporta ai suoi utenti. E anche se forse estremizzo un po', ma lo faccio per meglio mettere a fuoco, almeno sperare di meglio mettere a fuoco la questione, e senza in alcun modo sottovalutare tutte le aree di eccellenza tecnica che noi abbiamo nel nostro Servizio Sanitario Nazionale e tutto quanto medici e infermieri hanno fatto anche in modo eroico in questa pandemia Covid, quindi senza sottovalutare tutto questo, a me sembra che noi siamo arrivati alla crisi pandemica con un SSN che era in qualche modo caratterizzato da due difficoltà di fondo, dal coniugarsi dei mali del pubblico e del privato. Cosa intendo per questo? Mali classici del pubblico sono sostanzialmente la burocratizzazione, le inefficienze gestionali, la difficoltà di rispondere alle singole domande dei pazienti, trattare l'altro nella sua individualità anziché in procedure appunto uniformi e così via. E questo, noi avevamo moltissimi esempi di questo. Al tempo stesso però avevamo anche i mali del privato, perché a partire dagli anni 90 noi abbiamo cercato di rimediare i mali classici del pubblico introducendo nell'SSN più dosi di privato sotto diversi profili. Profilo ad esempio delle modalità organizzative, penso a remunerazioni incentivanti per obiettivi aziendalistici, penso a grande enfasi sull'erogazione di prestazioni, quando noi vogliamo la sanità perché c'è una rete, ci serve una rete di servizi, l'abbiamo vista così forte la carenza, e la rete è un bene, non rivale, che il mercato ha difficoltà a realizzare. Voglio soltanto fare un esempio che mi sembra interessante. L'esempio è quello di direttori generali che in Lombardia e in
Piemonte sono stati retribuiti di più, quindi sono stati incentivati a esaurire le scorte. Quando noi sappiamo che una ragione per un servizio pubblico che cos'è? È quella comunque di avere un po' di capacità in eccesso, perché può capitare sempre qualcosa, vogliamo essere tutelati dall'incertezza. E invece il privato, no, questo non è un obiettivo del breve e quindi questo obiettivo viene messo da parte. E quanto ne avremmo avuto bisogno invece di più precauzione di fronte al Covid. Sicuramente questo non è una questione soltanto italiana, la vediamo anche in altri servizi sanitari pubblici e la vediamo anche nell'OMS. Saracci in un bell'articolo ieri ricordava come l'OMS, presa consapevolezza dell'entità della pandemia, che già non è ancora pandemia, dell'epidemia che si stava sviluppando in Cina, diceva: beh, quando verrà in Europa ce ne occuperemo. Ma se abbiamo un rischio di epidemie, questi rischi devono essere affrontati un po' prima di quando si verifica. Almeno questo è un principio assicurativo che dovremmo prendere in considerazione. In più, abbiamo visto sempre altre modalità privatistiche, due esempi, ticket che fanno sì che il costo del ticket sia superiore al costo degli esami, al costo e anche a quanto si paga, al prezzo degli esami quando si va in un istituto privato, e crescenti agevolazioni fiscali alla sanità privata e quindi ritorno di elementi anche di, come avrebbe detto Rodotà, di welfare censitario, che evidentemente questi elementi privatistici cozzano con l'idea di pubblico. Allora, in questa situazione, con questi due mali, mali del pubblico e mali del privato, che si, come dire, coniugano a vicenda e si drammatizzano, a me sembra che non basti invocare il Servizio Sanitario Nazionale e più soldi a questo servizio. Più soldi ci vogliono, la sanità pubblica la vogliamo, ma per aggredire queste carenze dobbiamo ritornare ai valori di fondo che giustificano un Servizio Sanitario Nazionale. Se vogliamo appunto un Servizio Sanitario Nazionale perché vogliamo assicurare a tutti quel bene fondamentale, come direbbe sempre, la capacità fondamentale per tutti di essere curati, perché questa è una capacità fondamentale, e perché l'SSN è efficiente, è più efficiente del mercato, lo vediamo sotto tantissimi profili, caso statunitense, docet, anche sotto questo aspetto, allora noi dobbiamo con forza ritornare ad occuparci di questi valori, a rendere vivi questi valori, queste ragioni che stanno alla base di un servizio sanitario nazionale. E in questa prospettiva io penso che, diciamo, la centralità debba andare all'importanza della cura di tutti nelle sue dimensioni, sia tecniche che non tecniche, ma di stare vicino, di ascoltare chi si trova in condizioni di bisogno. La pandemia cambia e cambierà, e sta già cambiando, il consenso alle varie famiglie politiche europee. La famiglia, diciamo, neoliberista, per capirci così, per dir così, la famiglia socialdemocratica, quella sovranista e poi i Verdi, almeno queste quattro grandi famiglie. Vorrei chiederti in particolare di soffermarti sulla prima di queste famiglie, cioè sul come cambierà la pandemia sulla famiglia politica, diciamo i partiti che si richiamano in qualche modo al neoliberismo. Però una parola vorrei che la dicessi anche su quello che ha detto Elena, perché credo che la questione del Servizio Sanitario Nazionale, dei principi, è altrettanto importante in un paese come l'Inghilterra, che è stata una patria del welfare e dove il servizio pubblico, diciamo, sanitario è stato ed è ancora, credo, un pezzo importante del sistema. Quindi mi piacerebbe che prima di tutto dessi un commento su quello che diceva Elena, se è un problema che si pone anche in Inghilterra. Sì, certo. Come ha detto Elena, abbiamo i metodi del mercato dentro del sistema pubblico della sanità. E il problema è che questo ci conduce verso negligiamo i beni collettivi, perché sotto il neoliberismo è importante che i servizi pubblici rimangono bassi, e abbiamo fatto questo con il sistema di sanità in questi anni. Anche il mercato può fare molte molte cose per noi, ma ci sono cose che il mercato da sé non può fare, previsioni di grandi crisi come abbiamo adesso,
nuovi bisogni che non sono già nel mercato. Il mercato da sé non può aiutarci con questi problemi. Abbiamo già visto questo con il problema del clima. Il mercato, dopo c'è una politica pubblica per il clima, e gli imprenditori che fanno le cose per un'economia verde possono funzionare. Ma inizialmente abbiamo bisogno di un gran impulso di una politica pubblica. Abbiamo già visto questo con il problema del clima, e torna anche lo stesso problema con il problema del virus. Il mercato non può aiutarci all'inizio di questa situazione. E sotto il regime neoliberista non abbiamo più la capacità di fare azioni a livello pubblico per avvertire questi problemi. Dunque, da noi in Inghilterra abbiamo lo stesso problema come in Italia e in altri paesi, anche per esempio nella Svezia, dove hanno privatizzato le case per le vecchie. Hanno molti problemi perché c'è un mercato molto decentralizzato, senza una politica centrale. Ecco, torniamo all'aspetto politico. Qual è l'impatto, secondo te, della crisi su quelli che hanno, diciamo, sono stati i cantori della globalizzazione di mercato? Nel testo tu dici che soffriranno di qualche conseguenza. Sì, i neoliberisti hanno grandi problemi per queste ragioni che abbiamo già discusso, perché il mercato non può aiutarci da solo, e anche abbiamo bisogno di beni pubblici e spese pubbliche importantissime. Ma i neoliberisti hanno certi vantaggi, principalmente i neoliberisti hanno grandissimi svantaggi dopo questa crisi, anche dopo la crisi della clima. Ma hanno un vantaggio, possono dire, e da noi in Gran Bretagna già vediamo questo argomento, che abbiamo bisogno di rianimare l'economia a ogni costo. Dunque, dobbiamo abbassare tutte le regole. Se qui in Inghilterra hanno detto ieri, dobbiamo abbassare i controlli sull'edilizia, per esempio. Penso che dirono la stessa cosa per le regole sul lavoro. Se abbiamo gran problemi della disoccupazione, abbiamo bisogno di abbassare tutte le regole. Dunque, i neoliberisti hanno certi vantaggi, ma anche molti svantaggi. Cioè, sarà un gran conflitto politico su questa materia. Per questo, il neoliberismo ha vantaggi e svantaggi, ma anche possono usare la situazione. Tutte le famiglie politiche possono usare la situazione, ma se mi chiedi sul neoliberismo, questa sarebbe la risposta. Bene, passerei a Romano Prodi, che nel suo testo fa un quadro molto ampio in cui parla di antiche e nuove pestilenze, dicendo che forse la parola pestilenza gli sembra più adatta rispetto a pandemia, però poi usa anche pandemia. Romano Prodi, come credo tutti quelli che ci ascoltano sanno, ma insomma bisogna sempre dire anche per chi non lo sapesse, oltre che essere un economista che ha scritto molto di politica industriale, di distretti, ha insegnato all'Università di Bologna, ma anche in molte università straniere, a Harvard e in altre, ma è stata una figura fondamentale per la scena politica italiana, perché per molti anni è stato al centro della scena di governo, è stato presidente del Consiglio, è stato presidente della Commissione Europea, era stato presidente dell'IRI, quindi ha un'esperienza molto ampia. Si è occupato molto dell'Europa, se ne è occupato anche nei libri, ne cito solo uno, uscito credo nel 2017 al Mulino, si chiama Il piano inclinato, crescita senza uguaglianza. Ecco,
nel suo testo Prodi delinea molte contraddizioni, dicendo chiaramente che è difficile prevedere il futuro. Una di queste è che da una parte c'è una forza enorme e crescente dei grandi operatori, grandi giganti, in particolare della rete, è un tema di cui anche Krauss si è occupato nei suoi libri, Google, Amazon, Facebook, che in questa fase hanno preso ancora più spazio. Dall'altra però c'è un'esigenza, come è stato sottolineato anche da Elena Granaglia e Colin Krauss, molto forte, di un ritorno forte di intervento dello Stato nella crisi. E gli vorrei chiedere come possono conciliarsi le due cose, soprattutto come si ambientano in un'Europa in cui questi giganti della rete, come tu sottolinei, Romano, non ci sono, sono americani o sono cinesi, quindi l'Europa si trova stretta in questo assedio, diciamo. Come si può uscire da questo tema? Come si può mantenere aperta la globalizzazione rafforzando un intervento pubblico in Europa? Ma su questo il problema è drammatico, perché noi sottovalutiamo il mutamento dei rapporti di forza che questi giganti stanno comportando. Stanno cambiando il mondo. Quando noi pensiamo che uno di questi, Amazon, che è stato rapidissimo nel cambiare la sua struttura durante la pandemia, bene, Amazon ha avuto problemi di bilancio proprio perché si è trasformato, ha investito, quindi non ha fatto profitti, ha avuto deficit nel primo trimestre. Le sue azioni sono aumentate in borsa di 401 miliardi di dollari, cioè quasi l'operazione europea. Ma vi rendete conto? Una impresa, no? Vi rendete conto come stanno cambiando i rapporti di forza? Allora, quando io dico, ma attenzione, che noi europei, questi giganti non controllano solo l'economia, ma lavorando sui big data, eccetera, controllano necessariamente anche la vita normale e quindi la politica. E quindi sono. E allora, di queste 20 grandi imprese nel mondo che controllano quella che io chiamo la connettività, no? Ne abbiamo una europea ed è 19ª. Ma allora diventiamo matti? Abbiamo rinunciato a un disegno storico? Ecco, questa è la mia domanda. E divisi non riusciremo mai né a produrre la tassazione necessaria e ovvia, perché se producono un profitto in casa nostra lo dovremo pur tassare, né abbiamo una capacità concorrenziale nei loro confronti. E allora qui andiamo proprio, tocchiamo i punti che sono stati toccati da Croce e dalla Granaglia, cioè questo crea ancora più disparità in un mondo già dispari. Il rimedio è uno solo, ma non so, probabilmente tardivo, perché il rimedio l'abbiamo già fatto con l'Airbus, eravamo fuori da qualsiasi mercato degli aerei di linea, abbiamo fatto le basi e siamo diventati concorrenziali, abbiamo avuto una voce. Ecco, allora qui è infinitamente più importante avere una voce politica subito e anche una voce economica in futuro. Questo è quello, quindi immediatamente il discorso della giusta imposta e poi il discorso di avere noi degli strumenti in mano a questi. È chiaro che non possono essere italiani, ma neanche tedeschi solo, perché io ripeto sempre ai ragazzi quando faccio lezione, parto dicendo ricordatevi che ci sono 23 cinesi ognuno italiano. Questa è la proporzione, insomma. Allora se ci mettiamo insieme in Europa ci saranno 3 cinesi ogni europeo, insomma, e ce la possiamo anche fare, avere la voce del nostro. Però noi stiamo sottovalutando le conseguenze di lungo periodo di questa disparità. Anche perché il professor Croce conosce benissimo queste cose. Quando si erano verificati i poteri eccessivi delle imprese in passato, si faceva appello all'antitrust.
ma con questa presenza globale, multinazionale, l'antitrust è difficilissimo da applicare. E in secondo luogo, quando c'era dell'eccessivo potere, no? Che veniva condannato il potere di per sé, non soltanto l'abuso del potere, ma la cultura americana diceva: se un'impresa è troppo grande e dominante, anche se si comporta bene, è un rischio per il paese. Oggi, come mi diceva un raffinato politico americano, ma come può pensare lei che un parlamentare americano o un senatore americano possa fare causa all'Apple quando tutti i giorni i suoi bambini stanno attaccati all'Apple gratuitamente? E quindi non è antipatico questo, non urta l'opinione pubblica, politicamente è una meraviglia. Allora, noi ci troviamo di fronte quindi a una società che per sua natura, per la tecnologia che ha, diventa sempre più dispari. Ecco, questo è, e dobbiamo pure riflettere su questi temi. Guardate che non sto facendo colpa a nessuno, sto descrivendo la disparità. Prima ho toccato gli americani, ma se voi pensate che nel famoso venerdì nero, non so neanche come si chiamasse, Alibaba ha venduto per 36 o 38 miliardi di dollari, non mi ricordo bene, in un giorno, e ha venduto il primo miliardo di dollari in 14 secondi. Lo ripeto, in 14 secondi ha venduto un miliardo. Allora, voglio dire, ma di fronte a un mondo di questo tipo, ma ci siamo rimasti solo la professoressa Granaglia e io a parlare di parità, perché non ce n'è. Ma senza che venga applicata cattiveria, no? Ma proprio per le forze che si vanno applicando nel mondo. Ecco. Allora, in questo senso, voi capite che la mia idea di Europa come equilibrante, come terza forza, eccetera, non è mica un sogno, è una necessità. Ecco, mi sembra che Prodi ha posto una questione fondamentale nel libro, percorre quasi tutti i testi, che è quella delle diseguaglianze, che sono diseguaglianze sociali, che sono diseguaglianze generazionali, che sono diseguaglianze di genere, e che creano, quando supera un certo livello, un problema di diritti, come diceva Elena Granaglia, perché se supera una certa ampiezza si rimettono in questione i diritti fondamentali. E Prodi ha fatto riferimento all'Europa, e anche in Europa il tema è strettamente e squisitamente politico. Allora, il neoliberismo di cui parla anche Crouch nel suo testo ha affermato in questi anni che per risolvere questo problema bisogna affidarsi alla crescita, che la crescita era un portato del pieno dispiegamento delle forze del mercato e che lo Stato doveva limitarsi a una funzione, diciamo così, regolatoria nel caso migliore, che assistesse questa possibilità di dispiegamento delle forze del mercato. Questa è diventata cultura politica non solo però dei liberisti, mi sembra, Elena, ma anche di gran parte delle forze socialdemocratiche che hanno assunto questo tema. E alla fine la crescita è diventata molto più importante il discorso politico delle diseguaglianze. Questa è la mia impressione. Il tema era continuamente la crescita, lavoriamo per la crescita. Sì, le diseguaglianze sono importanti, ma poi con la crescita si risolveranno. Ecco, questa cultura politica oggi può cambiare in Europa, e la responsabilità degli economisti, dei sociologhi, di chi elabora le idee, qual è? E che possibilità c'è che diventi senso comune, diciamo, quello che esce fuori dal pensiero degli economisti, dei sociologi, politologi, che diventi senso comune politico? Già questa domanda in sé è complicatissima, poi dopo aver sentito le considerazioni del professor Prodi diventa ancora più complicata, perché ci chiediamo: ma possiamo ancora farlo? Cioè, di fronte a questa gigantesca asimmetria di potere economico, ma di potere sulle nostre vite con i dati, di fronte a questa gigantesca asimmetria di potere verso il mondo del lavoro, cioè di questa gigantesca asimmetria di potere, possiamo ancora fare qualche cosa?
Ed è chiaro che insomma, un po' di pessimismo evidentemente viene fuori da questo tipo di da questa consapevolezza, che forse è fin troppo tardi, che ormai gli equilibri si sono così alterati. Però dall'altro lato, secondo me, tutto questo dobbiamo essere consapevoli, però come dire, il riformismo va anche per passi, quindi avere una visione diversa sicuramente può aiutare anche per motivare piccoli passi. Io penso che già prima della crisi del Covid la consapevolezza dei guasti di questo sistema fosse stesse aumentando. Ritornando alla tua domanda, io non voglio tanto fare opposizione crescita e disuguaglianza. Penso che in Italia abbiamo un gigantesco problema di crescita. Ancora prima del Covid noi eravamo 5 punti sotto quanto eravamo prima della grande crisi. Quindi noi in Italia dagli anni 90 abbiamo una crescita debole. Quindi il problema della crescita per me è assolutamente centrale. Però non vorrei mettere in opposizione crescita e disuguaglianza. Penso che entrambe, come c'è anche nel libro del professor Prodi, entrambe queste due dimensioni devono essere prese in considerazione. Noi sappiamo che la crescita ci vuole, perché è difficile garantire benessere se non c'è un po' di crescita, ma al tempo stesso sappiamo, gli Stati Uniti sono un caso emblematico, la crescita può non comportare nessun effetto di sgocciolamento positivo verso chi sta peggio, no? E poi comunque, anche se lo comportasse, può essere realizzata in modalità inique che non tengono, che non tengono in considerazione i lavoratori e così via. Quindi dobbiamo unire questi due poli. Allora, prima, per tanti anni, noi abbiamo visto la dominanza totale di China. There is no alternative. Cioè il neoliberismo è diventato senso comune perché non c'è alternativa. E aveva, su questo volevo ritornare forse anche a quanto detto prima, cioè aveva investito, cioè le fondazioni americane negli anni 70 avevano investito per cambiare il senso comune, per far sì che molti dei valori neoliberisti venissero accettati. Quindi questo Tina si era finalmente radicato, è molto radicato. Adesso, secondo me, un po' già prima della crisi del Covid, con la crisi del 2008, in America prima, e adesso ancora col Covid, che come diceva Ulbeck ci ha fatto svegliare in questo mondo ancora peggiore da un giorno all'altro, probabilmente lo spazio per disegnare più alternative c'è, con grande vantaggio anche per la democrazia, nonché anche per il miglioramento delle condizioni di vita. Credere in Tina vuol dire non credere nella democrazia. La democrazia è conflitto, conflitto ragionato, conflitto regolato, ma è conflitto fra piani di vita, fra visioni diverse del mondo. E invece Tina ci dice che c'è un unico metodo, che dobbiamo accettare globalizzazione, tecnologie, crescita prima di tutto quanto e così via. Invece adesso, secondo me, fra crisi prima e in più Covid adesso, non dico che vincerà un progetto diverso, lo so benissimo che è complicato. Come diceva giustamente il professor Crouch, il neoliberismo è ancora potente, cioè questa idea, anche perché dopo anni e anni in cui delegittimi lo Stato, cioè, è passata questa idea forte, poi anche lo Stato ha delle sue responsabilità. E quindi non dico che sia facile, però probabilmente c'è più spazio oggi per idee nuove di quanto ci potesse essere in passato. Su questo finirei, poi è chiaro che tutti noi saremmo interessati a quali sono gli elementi di queste idee nuove, questo penso che vada fuori dalla discussione di questo nostro incontro di oggi. Il tema forte di questo incontro è possibile un'altra via, molto complicato perché già la simmetria di potere è così forte, ma la drammaticità delle disuguaglianze che si erano cristallizzate con la crisi del 2008 e che si sono diventate ancora più forti, perché è vero che è stata una tragedia il Covid, ma una tragedia che ha toccato tutti in maniera molto diversa, non come una guerra, cioè, ha toccato alcuni molto molto più degli altri, tipicamente chi stava peggio è rimasto più toccato ancora di chi stesse meglio, e quindi penso che questo contesto ci dia qualche speranza in più per pensare ad elaborare idee nuove. Ultimo punto, piccolo richiamo europeo, già prima del Covid, secondo me c'erano già alcuni segnali in Europa che erano interessanti sotto il profilo sociale da prendere in considerazione. Il modello del social investment state era stato abbandonato a favore dello European Social Pillars, che è molto più interessato ai diritti, intesi in senso generale, che non il modello soltanto del social investment state. E quindi, con tutte le difficoltà, qualche spazio in più forse c'è, comunque no, speriamo che ci sia e diamoci da fare affinché ci sia. Grazie. Io chiederei a Colin di commentare quello che hanno detto sia Elena Granaglia sia Romano Prodi, anche sotto questa angolatura. Se ci vogliono idee nuove,
le famiglie politiche vecchie sono in grado di farle proprie o bisognerà trovare anche famiglie politiche nuove? È molto difficile formare politiche nuove, famiglie politiche nuove. Queste hanno radici nella società. Senza radici spariscono. Ma arriviamo a un punto, continuo il dialogo tra Elena e Romano. Siamo a un momento molto difficile, con molte tensioni, sulla questione della diseguaglianza. Da una parte, siamo oggi, in questo momento, molto più coscienti dei problemi della diseguaglianza. Perché abbiamo visto, mentre la pandemia, abbiamo visto tutti l'importanza di molti lavoratori con bassi redditi, infermieri, badanti, gli uomini che consegnano i rifiuti e molti altri posti che continuavano a lavorare con molto pericolo a loro stesso, alla loro sanità. Abbiamo visto come siamo dipendenti di questa gente. Altri lavoratori con bassi redditi, nei ristoranti per esempio, hanno perso tutto il lavoro. Dunque siamo, perché abbiamo visto in questa pandemia un nuovo livello della società civile, perché tutti eravamo tutti insieme e con l'esperienza di questa crisi abbiamo visto i problemi di questa gente e c'è una coscienza molto più alta, molto come normali. C'è un momento, no, non giurerà, ma c'è un momento della coscienza del problema della sicurezza. Ma questo arriva a un punto dove la diseguaglianza cresce. Perché? Vediamo un po' indietro. Fino agli anni 70-80, gran parte degli uomini lavoravano nel settore manifatturiero, nelle grandi industrie, per esempio. Questi posti man mano sono spariti, parzialmente perché c'è la globalizzazione, parzialmente perché c'è la robotizzazione nelle fabbriche. Finalmente abbiamo trovato tipi di posti che non erano tanto minacciati dalla globalizzazione e robotizzazione. Questi sono posti dove è importante un rapporto personale immediato tra lavoratori e clienti, perché questi servizi personali non sono toccati dalla globalizzazione e meno toccati dalle automatizzazioni, perché questo rapporto personale è importante. E in questo modo abbiamo creato molti, molti posti per lavoratori a tutti i livelli delle reti. È precisamente questo tipo di lavoro che è maneggiato della pandemia, perché dove c'è un rapporto personale c'è il rischio del Covid. E dunque questa pandemia ha toccato precisamente al punto dove abbiamo trovato modi per risolvere i problemi della disoccupazione. E questo creerà un mondo con molto più disoccupazione e anche dunque più diseguaglianza. Dunque, arriviamo a un punto dove c'è una coscienza del problema della disuguaglianza, ma anche un ritorno della disuguaglianza. Questa crea problemi, ma anche occasioni per la famiglia, per le famiglie politiche. È più facile che nel passato recente di fare una politica per la ridistribuzione, per beni collettivi, ma anche c'è una grande sfida: come possiamo creare nuovi tipi di posti, particolarmente per persone con redditi bassi, che non hanno bisogno di questi rapporti personali tra lavoratori. Questo è un problema per la politica, anche per le imprese. Bene.
volevo chiedere a Prodi ovviamente di dirci la sua sulle cose che sono dette. Sulle famiglie politiche la risposta di Colin Crouch è interessante, credo rifletta anche l'esperienza inglese, dove i partiti che oggi sono al governo, all'opposizione, erano presenti già molti decenni fa. In Italia la situazione è diversa, i partiti che oggi, diciamo, sono sulla scena politica sono partiti di formazione più recente, alcuni recentissima, alcuni sono partiti addirittura personali creati da un singolo leader, quindi sembrerebbe che oggi la politica ammetta anche un rinnovamento e una constituency che si crea rapidamente. Questo lo dico perché in Europa, un'Europa che si unifica politicamente potrebbe anche creare una nuova politica, dei nuovi partiti in Europa. In ogni caso, quello sarà un tema fondamentale dei prossimi anni, e giro la domanda appunto a Prodi, cioè c'è bisogno di idee nuove, è stato detto, c'è bisogno di riconsiderare il ruolo dello Stato. La politica, come dire, ha le caratteristiche oggi per adattarsi a questo, ci sarà un conflitto interno ai partiti, ci saranno nuovi leader che emergono, certamente c'è un rapporto forte tra le idee e la pratica politica. In Europa come si configura questo rapporto, come si configurerà? Guardate che il professor Claudio Granaglia, il professor Granaglia hanno già detto tutto, ci hanno già dato il quadro, basta prendere le conseguenze. Cioè, allora, il liberismo teneva conto di una burocratizzazione, di una involuzione dello Stato sociale, eccetera. Ha semplificato tutto, l'individuo esiste, la società no, e con questo ha conquistato l'elettorato, che già era maturo per questo. Adesso la situazione descritta da entrambi i professori è diversa, cioè la gente comincia a sentire la frammentazione del mondo del lavoro, l'aumento della disuguaglianza, la scontentezza. Prima sono stati gli accademici. Ricordiamoci che il liberismo è stato indiscusso politicamente e lo è ancora sotto molti aspetti. Accademicamente, da Piketty in poi, addirittura premi Nobel a chi va contro il liberismo. Adesso è venuto la maturità sociale per rovesciare anche il problema di governo, cioè per mettere in pratica le idee che già ci hanno dato i due oratori precedenti. E bisogna che qualche politico colga questo cambiamento e dica, oh, anche la società ha la sua importanza, cioè rovesci il parametro. Non è una questione di partiti nuovi, ma i partiti si adattano sempre. Ma voglio dire, facciamo il Kama Sutra delle idee politiche, insomma, qui è la semplicità estrema. Ci troviamo di fronte a una insoddisfazione nei confronti di chi gestisce la società molto più forte dell'insoddisfazione che ha portato al liberismo. Ma ci vuole qualche politico che la interpreti e con semplicità ci dica attenzione che senza la società non salviamo neanche l'individuo, e che lo faccia slogan come fece la signora Thatcher, ecco, che addirittura convertì Blair, fece la manovra nel mondo, no? E stiamo qui a discutere di idee. Le idee le abbiamo già sentite. Il problema è chi le interpreta politicamente, come ci si mette insieme. Qui ci vuole. Il problema di oggi è la colla. È la colla che faccia maturare questa idea che è già così, così comunemente sentita al mondo. Io vedo che l'insoddisfazione, tutta la descrizione che abbiamo fatto dei lavori saltuari, che abbiamo sentito adesso, ma vi rendete conto che la descrizione del cambiamento di forze che dicevamo prima, ma cambia la società ancora di più nel senso ingiusto, perché richiederà un piccolo numero di specialisti ben pagati e un grande numero di poveracci mal pagati, come sta avvenendo già adesso. Allora, c'è qualcuno che, rispettando il mercato,
non facendo i sogni di marxismo fuori luogo, eccetera, ci dica riaggiustiamo questa situazione. Ecco, secondo me la società è matura. Il problema è l'interpretazione politica, ecco, e qui è chiaro che come allora il problema grosso è che allora le idee furono della Thatcher, ma la diffusione mondiale venne da Reagan, cioè qui se non ci sono dei grandi protagonisti che spostino l'idea del mondo, non diventa prassi comune. Io non lo so con la situazione americana se gli Stati Uniti possono dare una mano in questa direzione, se invece un rinnovamento europeo può essere il centro del cambiamento. E questo è proprio un problema. Che io trovo semplicemente che la società è già matura, perché lo sentite, perché c'è insicurezza. Il Covid ha aggiunto, ma ha solo accelerato un processo che c'era già. Lo ha accelerato perché ha diffuso ad esempio la connettività con quello che stiamo facendo adesso, ma guardate che questo spacca ancora di più la società, no? Da un lato rende più armoniche certe forme di lavoro, ma dal punto di vista, vedrete, delle remunerazioni e così via, è ancora più divisivo se non lo correggiamo. Ecco, questo è il problema. Non mica occorrono nuovi partiti, basta che i partiti esistenti capiscono come è cambiato il mondo e abbiano il coraggio appunto di dire senza la società non esiste l'individuo, perché l'individuo è difeso dalla società. Tutto qua. Bene, io vi ringrazio molto. Mi pare che questa conclusione di Prodi sia, non dico ottimistica, ma insomma porti, cioè l'idea è, le buone idee ci sono, le idee innovative ci sono, c'è una forte propensione della società ad andare verso appunto queste idee, i valori di cui parlava Elena Granaglia, Colin Crouch. Il problema è l'adattamento della politica. Mi sembra di capire che Prodi confida nella flessibilità, nel fatto che i politici, se vedono che c'è una forte spinta sociale, si adattino. Io mi auguro che sia così, e mi auguro anche che in questo adattamento ci siano anche qualche intelligenza creativa nella politica, come diceva lui, qualcuno che faccia, come dire, quel tipo di rielaborazione anche creativa che in passato i grandi leader politici hanno saputo fare. Io vi ringrazio molto, diciamo continueremo in questo dialogo pubblico a partire dal libro Il mondo alla fine del mondo, perché come diceva un grande economista che voi tre conoscete molto bene, che è Amartya Sen, la democrazia prima ancora che elezioni è dibattito pubblico, la qualità di una democrazia si misura sulla qualità del dibattito pubblico. Il dibattito che abbiamo fatto oggi con voi mi sembra di grandissima qualità anche nella accessibilità, nel modo in cui l'avete posto le questioni, e continueremo a discuterne anche con altri autori del mondo alla fine del mondo. Vi ringrazio molto di essere stati parte di questo prezioso, utile dialogo. Grazie. Grazie a te. Grazie a te e grazie a tutti gli intervenuti.